Ecco, adesso procediamo con l'esproprio. Abbiamo appena finalizzato l'esproprio di questa ex distributore di benzina che viene acquisito il patrimonio di Roma Capitale e diventerà un ecomuseo, la porta di accesso al nuovo meraviglioso parco di Centocelle. La ristrutturazione del fabbricato rispetterà il bellissimo progetto originario dell'architetto Mario Bacciocchi che lo realizzò negli anni 50 e l'accesso da questo ampio foyer porterà all'infopoint, agli spazi espositivi, a quelli ricreativi, alla caffetteria, a tutto quello che servirà per avere un accesso adeguato al nuovo grande parco urbano di Centocelle. Vedete anche i totem che conterranno i testi informativi sul parco per gli utenti, richiameranno le vecchie pompe di benzina e anche il nuovo rivestimento in lamiera ondulata sarà molto simile per forma e colore all'originale in tavelle ondulate. Questo progetto è inserito in uno più ampio che riguarda l'intero parco di Centocelle, è un progetto avviato a inizio dell'anno grazie alle risorse del PNRR di Capudmundi e che prevede una valorizzazione complessiva di questo polmone verde a est di Roma di circa 126 ettari che ospiterà anche alcuni grandi eventi del prossimo giubileo. L'ecomuseo sarà il fulcro del parco. In passato è stato un punto di riferimento di carburante. Grazie al nostro intervento verrà recuperato e rivalutato diventando un punto di rifornimento e informazioni per le romane, per i romani, per i tanti turisti che il nuovo parco di Centocelle accoglierà.